Una poesia di Walsan Shire, poetessa somala, si intitola Home, casa. Nessuno lascia la propria casa, a meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo. Verso il confine ci corri soltanto quando vedi che tutta la città corre, i tuoi vicini corrono più veloci di te, il fiato insanguinato nelle loro gole, il tuo compagno di classe che ti ha baciato fino a farti girare la testa dietro alla fabbrica, adesso tiene in mano una pistola, sembra più grande di lui. Lasci casa tua quando è proprio lei a non permetterti più di rimanere. Nessuno lascia la propria casa a meno che non sia proprio lei a scacciarti. Fuoco sotto i piedi, sangue che ti bolle nella pancia, non avresti mai pensato di farlo fino a quando una lama non ti minaccia il collo. E anche se lo senti ancora, l'inno nazionale è dentro il tuo stesso respiro, strappando il passaporto nei bagni di un aeroporto, singhiozzando ad ogni boccone di carta, comprendi che nel tuo paese non tornerai mai più. Dovete capire che nessuno mette i propri figli su di una barca a meno che il mare non sia più sicuro della terraferma. Nessuno va a bruciarsi i palmi delle mani sotto il vagone di un treno, nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion nutrendosi di giornali, a meno che le miglia percorse non significhino molto di più di un qualsiasi altro viaggio. Dovete capire. Nessuno striscia sotto i recinti, nessuno vuole essere commiserato o picchiato, nessuno se lo sceglie il campo profughi o quelle nude perquisizioni che ti lasciano il corpo pieno di dolori. Nessuno sceglie il carcere, a meno che il carcere non sia più sicuro di una città che arde. Un secondino nella notte è meglio di un carico di uomini che assomigliano a tuo padre. Nessuno ce la può fare, nessuno può sopportare, nessuno può resistere a tanto. Tornatevene a casa, neri, rifugiati, richiedenti asilo, sporchi immigrati, ladri, le vostre negre mani tese hanno un odore strano, selvaggio. Hanno distrutto il loro stesso paese e adesso vogliono distruggere anche il nostro. Certe parole, certi sguardi di disprezzo, non te li scrolli di dosso, ma dopotutto sono meno pesanti e duri di un braccio sottratto al tuo corpo. Le parole sono più tenere che 14 uomini tra le cosce, gli insulti sono più facili da ingoiare che le macerie, che le ossa, che il corpo di tuo figlio fatto a pezzi. Io a casa ci voglio tornare, ma casa mia sono le mandibole di uno squalo, casa mia è la canna di un fucile. Nessuno vorrebbe lasciare la propria casa a meno che non sia lei a cacciarti fino all'ultima sponda, a meno che non sia lei che ti suggerisce: affretta il passo, lasciati i panni indietro, striscia nel deserto, sguazza negli oceani, annega, infine salvati, fatti fame, chiedi l'elemosina, dimentica la tua dignità, sopravvivi, perché nessuno lascia la propria casa se non quando essa diventi una voce sudaticcia che ti mormora nell'orecchio: vattene, scappa da me, adesso. Non so cosa io sia diventata, so soltanto che qualsiasi altro luogo del mondo ormai è
più sicuro di me.